Stagione o perlomeno per rinnoviamo il benvenuto a tutti i convenuti in occasione di questo 23esimo raduno allevamento settore ovi caprino. Conti a fare far di conto per quanto riguarda le diverse valute distribuite per quanto riguarda le pecore. Categoria e funzionamento dell'ufficio agricoltura e delle sue diverse. No, Yuri, resta qua. La categoria capre e siamo ad esaminare tutti i diversi capi. I panini con salsiccia oppure bistecca. Allora, per questa categoria le caprette novella di quest'anno, un gruppo abbastanza numeroso, anche ben rappresentato, ci sono animali che hanno magari anche qualche mese di differenza e su un anno di età può anche voler dire tanto. A nostro parere abbiamo scelto come terza classificata, presentata dall'azienda Stella Alpina di Rodica Rizzonia, Pavimento del Riga, questa capretta molto corretta, buona per la taglia e lo sviluppo. Ci è piaciuta molto sulla correttezza generale, un animale con la linea dorsale molto lineare, adesso fa un po' le bizze, non vuole tanto camminare, ma anche sugli appiomi camminava correttamente. Seconda, il soggetto camosciato presentato dall'azienda Sali Garibanda, un bel animale, forse un po' più stretto e longilineo rispetto al secondo classificato, ma molto corretta, molto elegante. Su animali da latte sono caratteristiche che si ricercano, molto buona l'altezza garrese, la lunghezza del tronco e l'inclinazione della coppa, quindi seconda per questo gruppo. Prima classificata e secondo noi il migliore soggetto presente all'interno del ring, presentato da Rodica Ridonato, questa capretta frisa, magari sprechiamo un applauso. Molto buona taglia e lo sviluppo raggiunti, fai un giro di ring, almeno si vede l'animale, si muove anche molto correttamente, adesso non adesso che però un animale completo e ben armonico. Mentre al primo posto il signor Borbolini Ottavio, figlio, questo sembra un buon riproduttore che abbia delle buone chance per diventarlo. Portarsi all'interno del ring, sgombriamo immediatamente la parte degli espositori, coloro come terza classificata presentata da Sali Garibanda, fai un giro, questo soggetto bianco molto corretto, lineare sulla linea dorsale, la groppa poco scrovente, ben legata.
legata a giusta larghezza, la mammella è buona, non è un volume enorme ma è ben attaccata, ben sostenuta, gli appiombi sono corretti, l'animale cammina bene e quindi l'abbiamo scelto come terza posizione del podio. Al secondo posto, presentata da Rodica Garmando, fai un giro di ring, questo soggetto friso, molto elegante, ottimo la lunghezza del tronco, la profondità toracica, forte sull'anteriore, piccolo difetto, tende a chiudere un po' i garretti sul posteriore camminando e quindi l'abbiamo messa come seconda classificata. Prima su tutte, presentata da Mazzucchi Maurizio, questo soggetto, un applauso, un animale per tagli e sviluppo raggiunti, veramente ottimo, complimenti anche all'allevatore che ha saputo allevare in maniera egregia. L'animale si presenta molto bene, molto forte, al tempo stesso elegante, perfetta la linea dorsale, l'angolo della coppa, gli appiombi sono portati correttamente, ben larga sull'anteriore, una grande capacità respiratoria, quindi secondo noi il migliore del gruppo. Segni evidenti negli occhi, per cui che si potrebbe tenere, però vi dico è molto piccolino, per cui vedete un po' come cresce, se no è un soggetto che andrebbe castrato. Giuseppe, la mia compagna, quasi troppo, diciamo, fine. Giudice sottolineato per 15 euro di Marini e 3 è pazza perché non ci sono i suoi figli. La terza classificata presentata dall'azienda Alpe Livigno, fai un giro del ring, questo Capra Sanen, come per la categoria prima, come taglia dell'animale non siamo un po' sotto la norma, però un animale davvero molto corretto, con una mammella che è la perfezione. Al secondo posto abbiamo scelto la capra di Rodica Garmando, soggetto friso, quindi su un animale di questo tipo mi aspetto anche una mammella di miglior volume e miglior precisione, tra virgolette, però una mammella tutto sommato corretta, ben portata, ben legata su un animale con una ottima struttura, ottima altezza garrese, molto buono a livello di forza sull'anteriore sui diametri e sul tronco. Prima su tutti, presentata da Sali Garivanda, questo animale ottimo per la struttura e la taglia, un animale anche molto in forma, molto quasi complesso, davvero notevole, la mammella molto ben legata, in capo un pochino di vertienti e piccoli, però tutto sommato un buon animale, molto forte sull'anteriore, largo sui diametri a livello toracico e quindi l'abbiamo scelto come migliore di questa categoria. Terza classificata presentata da Sali Garivanda, fai un giro del ring, questo animale molto bello, completo, un animale, la sua caratteristica migliore, la lunghezza del tronco, ottima la groppa, cammina anche bene. Seconda classificata presentata dall'azienda Alpe Livigno, fai un giro un po' inferiore a livello di struttura dell'animale, ma con una mammella davvero ottima, ottimo legamento posteriore, una mammella molto ben attaccata, che mi spancia con un volume importante, quindi probabilmente anche un'ottima produttrice di latte. Fanno la prima, presentata da Rodica Risonia, fai un giro di righe, accompagniamola anche con un applauso, un animale completo. Molto buona la struttura, un animale forte, potente, lo vedete sui diametri del tronco e insieme una mammella con un buon volume, ben legata sia sul posteriore che sull'anteriore, i capezzoli un po' conici, ma comunque corretti, ottimi. Abbiamo scelto come terza classificata la capra in fuga,
presentata dalla azienda Crofi Vito, una camera ancora abbastanza giovane ma ben corretta, in particolare per la larghezza a livello della schiena, una groppa molto ben legata, sono animali in asciutta, quindi non si va a valutare la mammella, non presentano una mammella sviluppata. Questa come terza classificata. Seconda classificata, questa cammina fa un giro di ring, una capra sicuramente di merito, una capra adulta, non so quanti anni ha, però sicuramente una capra fatta, ottima la terza garese, molto corretta, tende un pochino a chiudere sui garretti posteriori, però un animale davvero notevole e che merita un applauso e il secondo posto. Prima classificata ci è piaciuta particolarmente questo soggetto presentato dall'azienda Cantoni Laura, fai un giro del ring, un animale molto corretto ed elegante, un animale ancora giovane che quindi deve ancora raggiungere il suo massimo sviluppo, però presenta delle caratteristiche davvero ottime, sia a livello di lunghezza del tronco, la linea dorsale corretta, l'angolo e l'inclinazione della groppa sono molto buoni. Stiamo intanto già esaminando quelli che la mi ha scelto come terzo classificato, presentato dall'azienda Rimola Covaleno, fai un giro di ring, questo soggetto camosciato, abbastanza buono come sviluppo, come testa garese, un po' stretto, soprattutto un po' troppo spiovente sulla groppa. Secondo classificato, il soggetto presentato da Saligari Vanda, un soggetto probabilmente un po' più giovane, più piccolo come altezza garese, come sviluppo raggiunto a questo momento, però un po' più lineare, un po' più elegante come portamento, primo su tutti il soggetto presentato dall'azienda Rodigari Donato, fa il giro di ring, soggetto friso abbastanza ben conformato, ottimo la taglia, lo sviluppo raggiunti a questo punto di età, molto buono per quanto riguarda la profondità toracica, forse gli abbiomi, del complesso un buon animale. I gruppi naturalmente sono già stati classificati da parte degli esperti. Però quindi al primo posto come terzo classificato di questa categoria, il becco presentato dall'azienda Covaleno, fa il giro di ring, un buon animale, la caratteristica migliore che viene riconosciuto è la lunghezza del tronco, un portamento sugli appiombi abbastanza corretto, un becco fortissimo come diante a livello di torace. Il secondo classificato, il becco camosciato presentato dall'azienda Bormolini Mariangela, un becco superiore al terzo, soprattutto come a livello di altezza garrese, lì con la testa della linea dorsale, migliore di questa categoria, presentato dalla azienda Saligari Vanda, questo becco adulto molto corretto a livello di linea dorsale, un tronco molto lungo che lo fa distinguere parecchio dagli altri, la larghezza della groppa, gli appigli sono corretti. Quindi al primo posto ho messo questo soggetto. Voglio portare grandi come gli spazi, sicuramente.
Siamo quindi in prossimità della proclamazione per quanto riguarda la regina della mostra per la categoria Capri. A questo punto diventa molto soggettivo scegliere la regina della mostra, anche perché poi sono tutti animali con delle ottime qualità, con delle ottime caratteristiche. Come regina della mostra di quest'anno, la Zola un anno, presentata dall'azienda Mazzucchi Maurizio. Una capretta che non ha ancora partorito, che però presenta delle ottime caratteristiche, quindi abbiamo voluto dare un largo ai giovani, una speranza per il futuro. Fanno la regina adesso. Io preferisco premiare per diamo la possibilità a questa bellissima maniera del signor Cusi Giovanni, in quanto è una bella, ma rispetto a delle nostre lingue, è sicuramente una maniera che per me dovrebbe diventare abbastanza grossa e superare sicuramente gli animali più adulti, direi, che sono presenti nel ring. Esattamente un modo di cucinare ancora collegato. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.